pensi che abbia senso parlare di patto di tifo con i tifosi di fronte a una prestazione del genere? No, siamo indifendibili, no, non abbiamo parole, le parole sono in più in questo momento. A te però, sei capitano, tocca l'ingrato compito di venire qui magari a spiegare cosa è successo. No, sicuramente lamento sempre la faccia, no? Non è questo il problema, no? Non significa capitano o non capitano, qua ci siamo tutti e penso che oggi è praticamente stata una partita indecente da parte nostra. Senti Mattias, ogni volta voi dite ci mettiamo la faccia, è stata una partita indecente da parte nostra, però la squadra non cambia mai, i risultati non cambiano, significa che è una squadra costruita male, che non ce la fa proprio? No, qua no, non siamo a dare la colpa a nessuno, indicare la colpa a uno o all'altro, la colpa di tutti e tu dici ci mettiamo la faccia, certo che ce la mettiamo, siamo qua, lavoriamo e questo è il nostro lavoro e dobbiamo cercare di fare il meglio possibile per la dignità di ognuno. No? Se ti perdi un derby così, cosa comporta per voi sul piano anche professionale? Fa male sicuramente, ma ogni partita fa male, non il derby. Una situazione difficile, lo sappiamo che è difficile, ma martedì abbiamo un'altra partita, sicuramente lo stato di animo non è il migliore, perché perdere in casa dopo una prestazione del genere sicuramente fa molto male. Paolo, hai spacciato? Ho spacciato una parola, penso di brutta, ma noi dobbiamo cercare di giocare con dignità, con un po' di orgoglio di ognuno. Mister ha parlato poco fa e ha detto che non ha parole per spiegare una sconfitta del genere. Te l'ho detto prima, appena mi hai fatto le domande. Che parole vuoi fare? Sì, no, dico, se non riusciamo a trovare i motivi di una sconfitta di questo genere, non troviamo neanche i rimedi. Se le sapessi, stai tranquillo che ce le abbiamo messe